Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, analisi più pagelle di Salernitana Milan 2-2. Una partita inspiegabile, difficile forse difficile da capire. Sì, difficile da spiegare e da capire. Prima di cominciare però ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. In descrizione invece qui sotto tutti i link dei profili social di Milan Inside, il mio personale di Instagram e il sito internet www.cmilaninside.com. Allora ragazzi, una partita, prima dicevo difficile da spiegare, invece è facilissima. Milan che non ha affrontato la partita con la concentrazione e con la testa giusta. Stop. Supponenza, presunzione, prepotenza, tutte in una sera. Tutte qualità negative, tutte in una partita, tutte in una sera. Già si vedeva prima ancora del gol, come avessero affrontato la partita molli. Il gol paradossalmente ha peggiorato le cose perché li ha forniti di ulteriore sicurezza eccessiva che ha tramutato la partita in una, oserei dire, in una disfatta, ma non dal punto di vista del risultato, dal punto di vista del modo di giocarlo. Ed ecco che alla fine un pareggio che dobbiamo pure ringraziare di averlo ottenuto, dove la Salernitana non ha rubato assolutamente niente, anzi, forse meritava qualcosina di più, e dove i rossoneri hanno sprecato una grossissima occasione di guadagnare punti forse su qualcuno, e una partita che mina le sicurezze accumulate in queste partite. E mina non definitivamente, però fa scattare qualche campanello d'allarme. Veniamo però alle pagelle, che saranno difficili, sinceramente. Si salvano in pochi, si salvano in pochissimi. Allora, partendo dal portiere, Maignan, voto 4 e mezzo, non di più. Prima partita veramente toppata in maniera clamorosa dal portiere francese. Sbaglia sul primo gol a voler uscire su Djuric che quando salta arriva a 2,5 metri all'incirca. È già lui 2 metri, saltando arriva a 2,30 metri, 2,20 metri. Con le mani Maignan è già arrivato. Primo errore. Secondo errore sulla rabona di Bonazzoli, quando vuole tentare in una maniera scellerata di scartarlo, ma quasi gli regala il gol. Ma veramente ieri nemmeno lui era connesso con il resto della squadra. 4 e mezzo per Maignan. Calabria, voto 5. Inesistente inesistente in entrambe le fasi. Sia in fase offensiva che in fase difensiva, tanto che viene sostituito, non riesce, viene trascinato anche lui dalla mediocrità e dalla supponenza generale. Tomori, 5,5. Arrivato a un certo punto, se è un avversario, è vero, Djuric gli passa forse almeno quella decina di centimetri, però arrivato a un certo punto la devi giocare in maniera diversa. Dici come? Spingendolo leggermente, facendogli perdere il tempo, non gli puoi permettere costantemente di stoppare il pallone o di fare la sponda. È che la Salernitana non appoggiava puntualmente Djuric, altrimenti ogni rilancio lungo era palla loro e azione a favore. Pure sul secondo gol, insomma, è vero che si buca, ma poteva coprire un po' meglio.
Romagnoli voto 5,5 anche per lui, tendente al 6 solo per aver salvato il gol del 2-1 su Bonazzoli, sulla rabona di Bonazzoli, però negli ultimi 10 minuti ha sbagliato dei passaggi e delle cose, 5,5, niente tendente al 6, 5,5 perché veramente si salvano in pochi. Perché? Perché alcuni passaggi veramente che nemmeno in seconda categoria si vede. Hernandez, voto 6,5. Alla fin dei conti, lui, che di solito dal punto di vista caratteriale della testa è quello che più facilmente è incline a sbalzi, ieri è stato uno di quelli che supponenza e presunzione non ne ha, diciamo, non le ha mostrate. Fa l'assist per il gol di Messias sull'1-0. Le sue discese le fa, gli altri non lo accompagnano, può poco da solo. Quindi voto 6,5 per lui. Bennacer prende una ammonizione ingenua su un contropiede della Salernitana, protesta quando non c'è niente da protestare perché è fallonetto, salterà l'Udinese, che sia fatta apposta o meno non lo so, non credo perché non sembrava voler cercare un fallo apposito, anche perché ormai credo che i ragazzi abbiano imparato che cosa significa farsi ammonire per saltare una partita appositamente, nel senso che ogni volta che qualche nostro giocatore l'ha fatto, ci è costato caro. In generale non dà niente, perde tanti palloni e infatti viene sostituito alla fine del primo tempo, complice anche il giallo. Voto 5,5 per lui. Tonali. Male male Sandro ieri, male male, non è riuscito in niente, non è riuscito a fare le transizioni offensive, non è riuscito a recuperare palla, anche dal punto di vista caratteriale dove di solito lui emerge assente, complice forse la botta all'inizio, non credo, voto 5 per lui. Leao. Se ieri avesse giocato con la metà dell'impegno delle altre partite l'avrebbe vinta da solo. Fa una rovesciata che è difficile ancora da spiegare come sia uscito, ma è l'unico lampo perché in tante altre occasioni dove poteva veramente incidere, leggerezza, chiamatela come volete. Presunzione, supponenza, male male, 5,5 per lui. Diaz, non mi pare abbia giocato. Non mi pare abbia giocato ieri Diaz. Non mi ricordo, forse solo un paio di lanci nel primo tempo per lui che si inseriva alle spalle dalla difesa, ma li ha sprecati in malo modo. Difficile da spiegare, ma non solo lui. Tanti. 5 pure per lui. Messias è uno dei pochi che forse è concentrato, sblocca la partita dopo 5 minuti. Ripeto, paradossalmente quel gol credo che abbia aumentato la supponenza e la presunzione della squadra. Però è anche uno che di solito è l'unico che veramente forse è concentrato insieme ad Hernandez perché punta, spesso salta l'uomo. Ranieri, infatti, è l'unico della Salernitana che probabilmente nei voti nelle pagelle dei quotidiani risulterà insufficiente perché è stato messo in difficoltà dal brasiliano. Giroud, 5,5, ha un'occasione che non può sbagliare davanti a Seipe, un'altra su un colpo di testa. Credo sia stato distratto in un certo senso dal mancato intervento dal difensore, ma lì devi essere più reattivo. Manca di voracità, di illuminazione, di istinto killer delle ultime partite. E manca anche in quello che di solito fa sempre
in maniera discreta, cioè le sponde, e far salire la squadra. Per quanto riguarda i subentrati, non hanno aggiunto niente di che. Florenzi 5,5, cambia leggermente meglio rispetto a Calabria, mette qualche pallone interessante in mezzo, ma poco altro. Che sì, 5. Perde gli scontri con Koulibaly alla stragrande. Che non ci sia con la testa lo sappiamo da inizio anno, ed è diciamo dimostrazione anche il fatto che sia partito in panchina. Deve entrare quasi per forza, ma non apporta niente alla causa rossonera. Saelemaekers sbaglia tutti gli stop, sbaglia tutti i cross. Lui è un altro che spesso quando non si sente, come posso dire, ripagato dalle prestazioni e gioca male, nel senso si incupisce, si intestardisce, sbaglia praticamente di tutto. Ieri ha sbagliato, da quando è entrato ha sbagliato tutti gli stop, tutti i cross, tutte le giocate. Voto 5 pure per lui. Rebic prende 6, ma veramente solo per il gol che ci evita la sconfitta, se no per il resto ha sbagliato alla fine un paio di palle in profondità per nessuno, dei cross completamente sballati. Sì, è veramente solo per il gol, altrimenti era da 4 e mezzo tipo. Non mi pare sia entrato nessun altro. Sì, perché questi sono stati i cambi. Non è, quattro campi sono stati, sì, Florenzi, che sì, Saelemaekers e Rebic, sì, questi qua. Difficile, difficile, dispiace, ripeto, è la prima partita da un paio d'anni dove veramente sono arrabbiato con i ragazzi, ma non per il risultato, perché ci può stare che prima contro ultima, quella classica partita dove tu fai 40 tiri in porta, il portiere para di tutto, pali, traverse, e loro fanno un tiro, un gol e magari la perde. Mi fa arrabbiare per l'atteggiamento. Nello sport, nelle competizioni, la testa è 70-80% del risultato finale e ieri l'hai pareggiata solo perché eri nettamente più forte. Solo per quello. E anche per uno sbaglio di Sepe sul secondo gol. Nient'altro, poco da aggiungere. Speriamo che sia da lezione per una banda di ragazzi bravi. Oggi ci sarà un disfattismo generale dal quale mi dissocio, perché sarà facile rinnegare tutto ciò che di positivo c'è stato nell'ultimo periodo, però fa rabbia, fa tanta rabbia. Questo è quando, ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo ancora gentilmente una volta il like al video, iscrizione, attivate la campanellina, tutti i link dei profili social, il sito internet e nonostante la rabbia, nonostante l'incazzatura, sempre Forza Milan. Ciao ragazzi.